se volete fare i biscotti, che almeno siano farciti. Questi sono perfetti anche da portare in dono, profumano di vaniglia e di mandorla. Non lasciatevi confondere dal nome, non hanno all'interno il cioccolato, ma nonostante tutto vi scalderanno il cuore proprio come farebbe un bacio. Incominciamo preparando il burro. Deve essere amalgamato insieme allo zucchero. Potete farlo a mano con la planetaria oppure con un frullino elettrico. Prendete del burro morbido, unite lo zucchero di canna, così, e iniziate a mescolare con le fruste. Non si tratta di montarlo, piuttosto di sbatterlo, quindi potete farlo anche con un cucchiaio di legno. A questo punto aggiungete un po' di estratto di vaniglia e un pizzico di lievito, giusto il quarto di un cucchiaino. Il lievito nella farina, la vaniglia insieme al burro. Aggiungete l'uovo e continuate a sbattere. Poco alla volta aggiungete anche la farina, sia quella standard che quella di mandorle. Ecco fatto, dovete ottenere un composto morbido, non troppo liquido, altrimenti non terrebbe la forma in cottura, ma neanche troppo solido, altrimenti non sareste in grado di dare la forma ai baci fondenti. Ora lo faremo insieme utilizzando una bocchetta a stella e la sac à poche. Procuratevi una spatola, una brocca per inserire la sac à poche e la bocchetta a stella. Io preferisco averne una abbastanza grande, è più facile perché l'impasto è duro e soprattutto i biscotti vengono un po' più grandi. Spremete i vostri biscotti sulla teglia distanziandoli un po' per consentire la lievitazione. Appiattirete poi la punta successivamente utilizzando un pennello bagnato nell'acqua. In base alla dimensione dei biscotti ovviamente determinerete la quantità. Con questo impasto potete farne anche 30 piccolini oppure 12-13 un po' più grandi. Dipende da quanto volete essere golosi. Ora i baci fondenti sono pronti per andare nel forno, 15 minuti circa a 180 gradi. Mentre cuociono, prepariamo la crema al burro per la farcitura. Per unire tra loro i baci fondenti utilizzerò una crema al burro. È facilissima da preparare. Si utilizza burro fresco di centrifuga, zucchero a velo, un po' di scorza e succo di lime. Iniziate con il burro, tenetelo fuori dal frigorifero per una mezz'ora in modo che si ammorbidisca e poi con una forchetta cercate di schiacciarlo bene. Una volta ottenuta una crema, iniziate ad aggiungere lo zucchero a velo e incorporate.
Ecco, una volta arrivati a questo stadio avrete ottenuto una crema al burro classica. Potete decidere di aromatizzarla come preferite. Un goccio di cognac, per esempio, oppure scorza di limone, di arancia, o come farò io oggi, scorza e una goccia di succo di lime. Mi raccomando, quando grattugiate la scorza degli agrumi utilizzate sempre l'attrezzo apposito, altrimenti finirete per prendere anche la parte bianca e la vostra crema risulterà molto amara. Il lime dà alla crema al burro una nota veramente esotica, particolare e anche quel tocco un po' aspro, un po' acido che mi piace trovare all'interno di questo biscotto. Un profumo meraviglioso, poche gocce mi raccomando, altrimenti la crema si scioglie e poi non terrà più insieme le due metà. Avete visto com'è stato facile? La crema è pronta. Ora la metto da parte, fuori dal frigorifero, e non mi resta che aspettare che i miei baci fondenti siano cotti e anche freddi. Ora però dobbiamo farli raffreddare completamente, altrimenti la glassa al burro si scioglie. I baci fondenti sono pronti, li abbiamo cotti, fatti raffreddare e adesso siamo pronti per farcirli, accoppiandone due tra loro. Usando un cucchiaino o un coltello da burro prelevate un po' di glassa e spalmatela così su un biscotto. Poi utilizzate un altro come coperchio. Dovete cercare di unire tra loro le due metà che più si assomigliano, perché questo è il senso dell'amore vero. Ed eccoli qui. Non vi siete addormentati sul divano, vero? Perché un bacio di questi può risvegliare anche la bella addormentata nel bosco.